Direttore, è passato circa un mese e mezzo da quel fatidico 6 febbraio, una data che è entrata nel cuore di tutti e che ha rappresentato una svolta per l'Ascoli Calcio. A che punto siamo della ricostruzione del club bianconero? Ma siamo comunque ancora all'inizio perché in un mese e mezzo non è che possano cambiare tante cose, soprattutto il campionato in corso. Però l'opera sta andando assolutamente avanti, cioè tutte le varie problematiche che abbiamo trovato sono in via di risoluzione o comunque di lavoro. Ci sono i lavori in corso, e vale per la parte sportiva, vale per la parte invece non sportiva, cioè tutto quello che attiene a discorsi, campi di allenamento, stadio. Intendo non sportiva nel senso che non riguardino la sfera della squadra direttamente. E sono tutti i lavori che stiamo portando avanti. Ieri siamo stati in FIGC per la definizione del titolo sportivo che arriverà a giorni. Ci sono insomma tutta una serie di attività che in questo mese e mezzo ci hanno impegnati molto, ma che porteranno risultati in tempi brevi. Dall'esterno si evince perfettamente il forte legame che c'è tra lei e il cavalier Bellini. Come è nato questo rapporto così forte e come vi relazionate adesso che il presidente è impegnato in Nord America e quindi non può essere presente qui ad Ascoli? Ma il rapporto è sicuramente solido e forte ed è uno, spero, dei motivi di ottimismo per il futuro. Questa è una società coesa, coesa anche non solo il rapporto tra me e Bellini è importante, appunto forte, ma vale anche per quello il rapporto che si è creato con gli altri soci. Quindi questa è anche tra gli altri soci e Bellini. Quindi questa è una compagine solida, coesa, che sicuramente nel tempo darà soddisfazioni. Adesso l'importante è far capire, noi abbiamo ben presente che i passi vanno fatti uno alla volta, cioè che non si può pretendere che tutte le cose, mi ricollego al discorso fatto prima, trovino soluzione in un mese e mezzo, ma nemmeno in 3 mesi. Cioè ci sono chiaramente delle tempistiche che ci siamo dati per riportare in alto l'Ascoli, però tutta la città, la tifoseria deve capire che non è che possa accadere tutto in un attimo magicamente, bisogna lavorare tanto. Per quel che riguarda i contatti quando Bellini è fuori sono quotidiani, lui è attentissimo a tutto quanto accade, anzi sono anche più volte nell'ambito del giorno, normalmente ci sentiamo telefonicamente una volta al giorno, ma c'è anche uno scambio di mail continuo, quindi lui non è presente fisicamente, ma è sempre molto presente, vale anche per la moglie, sono molto molto attenti e molto molto coinvolti anche quando sono al di là dell'oceano. Lei ha un ruolo importantissimo in questa società e ha deciso, giustamente, secondo me, di vivere ad Ascoli. Com'è stato l'approccio con questa città e che feeling sta instaurando con la gente ascolana? Io penso molto buona, a me la città piace molto, peraltro è una città bella, c'è cioè una città bella, una città da vivere, una città che spero di scoprire sempre di giorno in giorno di più e di poter vivere di più perché in questo periodo gioco forza, le cose da fare sono talmente tante che mi impegnano veramente molto la mia giornata. Spero col passare del tempo di avere un po' più tempo a disposizione anche per l'extra calcio. Però la città è molto bella, io vivrò nel centro di Ascoli, intendo vivere qui e diventare ascolano a tutti gli effetti. Lei fino a poco tempo fa era un'ottima firma di un quotidiano prestigioso come Tuttosport. Ora sta vivendo il calcio dall'altra parte della barricata. Questo passaggio com'è stato? Non credo traumatico, penso che ci sia stato un normale processo di osmosi che alla fin fine l'ha portata a diventare dirigente. No, no, non è per niente traumatico, per certi versi è abbastanza anche naturale, perché comunque poi l'attività è diversa, però le problematiche, anche se viste da posizioni diverse, sono quelle, quindi sono ben note, si conoscono bene. Chiaramente a volte bisogna capire da parte mia, ma questo mi è abbastanza facile, le esigenze anche per esempio del mondo giornalistico, visto che ne facevo parte fino a poco tempo fa, da altre volte. Il ruolo è diverso e devo anche avere a volte delle chiusure che inevitabilmente sono figlie del nuovo ruolo. Cioè non è che tutto si possa dire e raccontare, però si può avere questo sì un rapporto molto collaborativo, come mi sembra giusto. È passato un mese e mezzo, però avete fatto già tantissime cose. Io partirei dal colpo che considero personalmente più importante. C'è Teo Di Mascio alla guida del settore giovanile. Penso che da qui bisogna ripartire da un professionista serio che possa rilanciare un vivaio che aveva già ottenuto tanto e sta ottenendo tanto, ma con Di Mascio davvero può diventare la base solida per ripartire. Valore aggiunto, sì, io credo che una società come l'Ascoli, oggi in Serie C, ma le aspettative sono chiaramente di riportarla ai livelli di un tempo, ma perché ci sia continuità non si può pensare soltanto all'apporto dei soci, anche se importanti, anche se entusiasti, perché poi diventa
un gioco pericoloso, cioè la società deve essere in grado di produrre valore nei modi giusti, in questo caso il settore giovanile è fondamentale. Noi abbiamo voluto sin da subito puntare e investire molto, c'è chi si è stupito della durata dell'accordo con Di Mascio, 5 anni, ma se uno va a analizzare la sua storia e la storia soprattutto dei settori giovanili che funzionano bene, sono tutti legati a persone che sono state veramente delle figure storiche della società. Penso al Torino, a Sergio Vatta, a Favini, all'Atalanta. Cioè, parliamo di professionisti che hanno sposato la società per quasi tutta la loro vita calcistica. Noi avevamo l'opportunità, dal momento che in questo momento era libero e non lo è stato per decenni, di andare su una figura come Di Mascio. Gli abbiamo voluto dare dimostrazione della fiducia, della programmazione, dell'idea davvero di una programmazione, quindi gli abbiamo fatto un contratto lungo. Ma questo è proprio finalizzato a far sì che il settore giovanile dell'Ascoli diventi una risorsa fondamentale per la società e a livello continuativo, cioè non ci può essere l'annata che va bene e l'annata che va male, cioè è chiaro che i campioni non escono tutti i giorni, eccetera, però l'apporto di buoni giocatori deve negli anni diventare una costante. Un'altra scelta importante è stato l'arrivo in panchino di Flavio Destro al posto di Bruno Giordano. Come giudica il lavoro del tecnico bianconero? È stato ottimo e credo che si sia visto. Al di là della debacle di domenica scorsa, che spero episodica, ma che comunque chiama in causa in maniera molto marginale Destro, è stata da parte dei giocatori che c'è stato veramente un approccio sbagliato. E, mi sembra che sia un'evidenza il fatto che la squadra giochi meglio, abbia ottenuto anche un paio di vittorie che non sono fondamentali per la classifica, ma sicuramente fanno piacere perché perdere non piace a nessuno, e soprattutto sta portando avanti con molta serietà il fatto di dare e delle regole precise all'interno del gruppo e di dare la possibilità alla società di valutare il materiale che c'è in questo momento nella squadra, in modo da poi partire da una base, piccola o grande che sia, per poi costruire. Il presidente Bellini in più di un'occasione ha speso parole al Milan nei confronti di Destro. Può essere il Lizza per diventare allenatore dell'Ascoli nella prossima stagione? Poi vedremo anche quali sono gli altri candidati. Sicuramente lui si sta meritando l'attenzione anche in questo senso. Io però con lui sono stato molto chiaro sin dall'inizio, cioè il nostro tipo di rapporto continuerà, ma non è assolutamente scontato che continui col suo ruolo attuale. Sono in atto delle valutazioni che riguardano 3-4 figure esterne e che riguardano anche lui, che in tempi brevi ci devono portare a una decisione, perché come ho detto, se abbiamo un vantaggio quest'anno rispetto a quelli che sono i nostri teorici rivali della prossima stagione, poi bisognerà vedere se saremo così bravi da posizionarci nella parte alta della classifica, però rispetto a loro, che non avendo i play-off possiamo cominciare a fare dei ragionamenti tecnici prima. E questi ragionamenti però inevitabilmente chiamano in causa la figura dell'allenatore, quindi io dico, adesso giorno più, giorno meno, ma assolutamente entro il 10-15 di aprile una scelta la faremo. Insomma, le idee le abbiamo già chiare adesso, ci siamo presi un po' più di tempo di quello che pensavamo inizialmente, anche se avevamo detto che il settore giovanile sarebbe intervenuto subito per il DS, per l'allenatore, ci prendevamo del tempo. Ce lo stiamo prendendo un po' di più anche grazie al lavoro fatto da Destro, che si merita tutta l'attenzione per essere giudicato appieno anche lui. Non sapremo se sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore dell'Ascoli. A prescindere dalla vostra scelta, che giudizio ha dell'ex tecnico di squadre importanti come Catania, Siena, Cagliari e anche dello stesso Ascoli? Giampaolo ha una storia importante che non scopro certo io, però su di lui si è creata un'aspettativa clamorosa che è figlia chiaramente del suo ottimo lavoro fatto ad Ascoli, però è bene capire che potrebbe anche essere lui, io non dico di no, ma che le valutazioni non possono riguardare una sola persona, sarebbe sbagliato, lo sa anche Marco Giampaolo, è logico e giusto che una società analizzi 3 o 4 figure per poi scegliere quella che gli sembra più opportuna. Fronte direttore sportivo, opterete per una scelta in tal senso oppure, se sentite in giro qualcuno ha scritto, anche Lovato potrebbe adempiere a quel compito o altre figure interne? State valutando questa situazione? L'ha detto chiaramente Bellini, è così, io mi occuperò in prima persona del mercato, verrò affiancato da una persona, voglio al mio fianco una persona che non sia tanto il direttore sportivo canonico, ma soprattutto una figura importante per lo scouting, perché credo che insieme al settore giovanile le società di calcio debbano dotarsi a tutti i livelli di una struttura importante per
identificare i giocatori che possono essere importanti per la crescita di una squadra. Non deve essere lasciato nulla al caso. Io, senza fare nomi di società che sarebbe antipatico, ma anche di categorie superiori, conosco molte società che lavorano bene proprio perché si sono date una struttura di scouting e quindi hanno anche lì continuità e vantaggi a livello sportivo, a livello poi di mercato, nel comprare, rivendere giocatori, crescere talenti. Altre invece che lavorano in maniera più episodica, spot, e secondo me sono quelle che poi sono più figlie del caso, i risultati che ottengono. Io vorrei creare una rete di scouting negli anni, importante, chiari, in Serie C dobbiamo fare attenzione ai costi, non possono essere immediatamente la struttura che ho in mente, però già sin da subito qualcosa deve essere fatto. A livello normativo avete avuto garanzie in tal senso che lei può adempiere al ruolo di DG e DS? A livello normativo, visto che la problematica in questo caso è tecnica, di ragionamento tecnico, ma per molte società in parte può valere anche per l'Ascoli, può essere anche di costi, nel senso che poi bisogna sempre fare il conto con quello che si incassa poco in Serie C e quello che si spende comunque molto. La Lega ha organizzato un corso per segretari sportivi in modo da dargli la possibile qualifica appunto di direttore sportivo. Un nostro personaggio parteciperà appunto a questo corso, quindi non ci saranno problemi. Tocchiamo, anche se in breve, il discorso infrastrutture. Si parla molto di quello che sarà lo stadio e come verrà presentato lo stadio nella prossima stagione e anche di dove si allenerà l'Ascoli. C'è in ballo il discorso città di Ascoli, poi vedremo come andrete ad analizzare questa situazione. Sono casi abbastanza spinosi, però abbiamo visto il presidente Bellini da questo punto di vista abbastanza sereno, perché comunque passi si stanno facendo anche in tal senso. Allora, per il presidente Bellini la priorità è quella del centro sportivo, l'ha detto a più riprese, e quindi che si tratti del città di Ascoli, e non è scontato, piuttosto che di un nuovo centro da costruire, piuttosto che di centri già esistenti da ampliare, l'idea di avere un centro sportivo, parlo del prossimo futuro, anche logisticamente omogeneo, cioè è importante far crescere per esempio i giovani del settore giovanile, i giovani dell'Ascoli, quindi il settore giovanile, vicino alla prima squadra, è una cosa che crea emulazione, che crea rispetto, che crea regole, e di conseguenza questo lo consideriamo fondamentale. Però ci siamo trovati di fronte, dicevo prima, che non tutto in un mese e mezzo si risolve, perché a volte non dipende solo dalla buona volontà o dalla disponibilità del soggetto in questione, cioè dell'Ascoli, ma anche di quanto troviamo sul territorio. Ci sono delle problematiche tipo quelle del città di Ascoli, dove noi oggi siamo necessariamente spettatori fino a quando non si definirà la situazione già esistente tra altri soggetti, la società di leasing e la società che aveva in... praticamente che è l'Azzurra Free Time, insomma lo sanno tutti, che aveva appunto acquistato in leasing questo centro. Per quel che riguarda lo stadio, le valutazioni anche nostre sono più a lungo termine. C'è da parte del sindaco, ci sono state delle parole in tal senso, contiamo di vedere appunto quali saranno gli sviluppi. In conclusione, direttore, oltre a farle un grosso in bocca al lupo, perché ovviamente noi speriamo che l'Ascoli possa tornare in breve tempo, ai fasti un tempo, lei cosa si sente di promettere ai tifosi bianconeri? Questa è una piazza che ha vissuto annate mitiche, annate gloriose, e che esige tanto, dà tanto ma esige tanto. Lei personalmente che si sente di promettere? Una crescita costante. Ci potranno anche essere, ma spero che non ci siano, però è bene dirlo, è bene essere seri, dei passaggi a vuoto, perché errori ne fanno anche delle società che hanno dei budget enormi, e il fatto di spendere non significa automaticamente vincere. Nel nostro caso i budget saranno adeguati alla categoria in cui figuriamo, però c'è la volontà di crescere. Il Presidente ha parlato di 3 anni, però io ho già detto, ho sentito spesso nel mondo del calcio parlare di piani triennali, quinquennali, biennali. Fosse così semplice, uno sa già, non si giocherebbe nemmeno, saprebbe, l'ho già detto questa cosa, la ripeto, tra 2 anni vince l'Ascoli perché così ha deciso. No, non funziona in questa maniera, bisogna fare delle scelte e magari si vince prima di quanto si è pensato, magari dopo. Quello che io considero importante è dare continuità alla progettualità della società, cioè abbiamo fatto certe scelte nel settore giovanile, ne faremo altre per quel che riguarda la prima squadra, ne faremo altre che adesso non posso ancora spiegare, ma inerenti alla prima squadra, cioè io voglio
un certo perfezionismo che riguardi la sfera dell'alimentazione dei giocatori, la preparazione sportiva, cioè dobbiamo cercare di avere il meglio che ci possiamo permettere, ribadisco che ci possiamo permettere perché non è il meglio in assoluto, però in tutti i settori per produrre i massimi risultati possibili. Però al tempo stesso tutti ad Ascoli devono aver ben presente qual era la realtà dell'Ascoli 2 mesi fa. Non è che con una bacchetta magica tutto avrà soluzione nel giro di pochi mesi. Cercheremo di costruire una squadra importante, ma tutto sarà graduale. Questo è importante che la gente di Ascoli, i tifosi di Ascoli lo capiscano, in tal caso se ci accompagneranno in questo cammino le soddisfazioni arriveranno sicuramente.